È un'importantissima occasione per la comunità scientifica di riunirsi, ci sono circa 1000 ricercatori da tutto il mondo e ovviamente l'attenzione è legata sia ai processi magmatici, quindi alla pericolosità vulcanica e a quello che è poi il rischio vulcanico, quindi in che modo tradurre le conoscenze scientifiche in quelle che sono azioni di protezione civile, quindi azioni che riescano in qualche modo a salvaguardare prima di tutto la vita e i beni umani. Non abbiamo ovviamente in questo momento nessuna indicazione di variazione, il livello d'allerta è giallo, quindi è un livello chiamato di attenzione. L'area è monitorata costantemente con tutti gli aspetti multidisciplinari di cui abbiamo a disposizione, quindi sismicità, degassamento, variazioni di altezza del suolo, dati GPS, interferometria satellitare, quindi tutto quello che è il corredo geologico che fa da sfondo a un eventuale studio e quindi azione di monitoraggio dell'evoluzione dei campi Flegrei, ovviamente anche del Vesuvio e di Ischia. Questo è un tema ovviamente di pertinenza della protezione civile e dei referenti locali che sono i sindaci. Quindi noi come INGV forniamo i dati alla protezione civile, di conseguenza loro poi fanno i piani e decidono eventualmente che cosa fare, quali piani adottare di emergenza. Al momento però non siamo in una condizione di livello arancione, quindi rimaniamo in un livello giallo di attenzione, quindi continuiamo a monitorare, non ci sono evidenze di allarme in corso. È chiaro che tutto può cambiare dall'oggi al domani, però facciamo un'azione di sorveglianza 24 ore su 24. Non mi considero un esperto del settore nei piani di emergenza, questo credo che sia attività di protezione civile. Noi studiamo proprio i meccanismi di funzionamento della terra, di conseguenza vulcani, terremoti, ma attività di prevenzione, di protezione civile spettano principalmente ai sindaci e agli organi preposti. Alcuni sindaci ci contattano direttamente, però il canale più diretto sarebbe corretto, sarebbe quello con la protezione civile nazionale, a cui noi forniamo i dati direttamente. Quello che ovviamente stiamo imparando è che lo studio dei precursori vulcanici è multidisciplinare, quindi non è che basti esclusivamente un tipo di analisi o di segnale, quindi dobbiamo analizzare l'evoluzione di un vulcano nel suo insieme.